Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In questo video voglio proporti la mia personalissima review del progetto CoinBar. Parleremo quindi di qual è l'idea dietro al business, chi sono le persone che lo compongono e in linea di massima se sia un buon progetto o meno. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Se segui già questo canale sai che ci tengo sempre alla massima trasparenza. Questo video è stato sponsorizzato da CoinBar. Ciò detto, ci tengo a precisare che continuo a ricevere settimanalmente almeno un paio di richieste di review per i peggiori shitcoin in circolazione e rifiuto la maggior parte di essi proprio perché non c'è nessun valore. Questo CoinBar invece mi è sembrato un progetto solido e molto interessante e quindi ho accettato la review. Ricorda che io sono un tecnico informatico e non un promotore finanziario e questo video non costituisce un consiglio o un invito all'investimento. Fai sempre le tue ricerche e valutazioni in prima persona e in autonomia prima di decidere di investire. Bene, qual è lo scopo sostanziale di CoinBar? È quello di realizzare un locale fisico sullo stile bar-caffetteria alla quale sia affiancato un exchange proprietario e un servizio di pagamento. Vediamo questi tre punti uno alla volta. In particolare, il punto di partenza è sicuramente la realizzazione di una serie di locali sullo stile bar-caffetteria sviluppati su 100 metri quadri con due vetrine su strada per avere la massima visibilità. Lo scopo di questi locali è duplice. Da una parte, proporsi come punto di ritrovo per gli appassionati di criptovalute, quindi da una parte sia gli appassionati come me, sia gli operatori di settore che magari vogliono incontrarsi in un luogo dedicato per parlare di blockchain, parlare di quali possono essere i progetti sui quali sviluppare dei business all'interno del mondo delle criptovalute. Avendo organizzato io stesso un incontro l'estate scorsa, mi sono organizzato all'aperto con qualche amico, posso testimoniare che la necessità di avere un punto dedicato nel quale ci si possa incontrare per parlare di blockchain è sentitissimo. Infatti nella mia esperienza sono stato costretto appunto a ritrovarmi all'aperto perché l'alternativa sarebbe stato affittare un bar o comunque intraprendere un iter organizzativo troppo complesso. Invece un progetto come CoinBar, e questo è sicuramente uno degli aspetti che mi ha convinto che si tratti di qualcosa di valido, è appunto realizzare un bar dedicato a tema blockchain e criptovalute. Il secondo tipo di pubblico al quale si rivolge CoinBar è il grande pubblico che ancora sia a digiuno di blockchain e di criptovalute. All'interno dei CoinBar saranno infatti presenti delle figure professionali qualificate dipendenti del locale che aiuteranno le persone che si avvicinano solo ora al mondo delle monete digitali ad aprire il proprio wallet, acquistare bitcoin e svolgere tutta l'operazione necessaria per investire su questo fenomeno rivoluzionario. Ovviamente molte persone potranno storcere il naso dicendo che aprire un account su Coinbase per poi installarsi un wallet in locale e fare i trasferimenti non è nulla di così difficile, però essendo stato in prima linea nel boom del 2017, essendoci tuttora, continuo a ricevere moltissime richieste di supporto anche sulle questioni più semplici e banali. Quindi a tecnici come me, come te, come tutti noi che facciamo parte del mondo delle criptovalute, ci siamo già dentro e avere un'assistenza dedicata può sembrare superfluo, però posso testimoniare in prima persona che ce n'è veramente una grande grande necessità. C'è un altro motivo molto importante secondo me per il quale avere un punto fisico nel quale dare assistenza alle persone è importante e può essere una buona idea di business: attenua il problema della diffidenza. Infatti in questo momento, e tu che mi stai ascoltando sai molto bene, per cominciare ad entrare nel mondo delle criptovalute bisogna andare su un sito, quindi pagare con la carta di credito è una cosa un po' impersonale e asettica e quindi per il grande pubblico crea sempre una certa diffidenza. Invece avere la possibilità di entrare in un locale, parlare faccia a faccia con qualcuno, un operatore che è qualificato ed è un esperto del settore, sicuramente dà delle certezze e delle tranquillità in più di cui molte persone hanno bisogno per cominciare. I piani sono estremamente serrati perché il primo CoinBar aprirà a Roma nel corso del 2019, mentre nel corso dello stesso anno seguirà un secondo punto di presenza a Milano. Il portavoce, la persona con la quale ho parlato all'interno del progetto CoinBar, mi ha comunque già anticipato
che hanno già ricevuto moltissime richieste e moltissimo interesse per aprire degli altri locali in franchising un po' in tutta Italia. Ovviamente già si guarda in prospettiva anche per gli anni a venire. Si parla infatti di altri 5 locali in Germania, Spagna e Inghilterra, anche se sicuramente lo sbarco in Europa è una complessità ancora maggiore rispetto a già quella che è aprire dei locali in Italia, e quindi verrà concretizzata negli anni successivi. L'altro pilastro di CoinBar è l'apertura di un exchange di criptovalute proprietario, e la grande novità è che questo exchange sarà regolamentato secondo le leggi in vigore in Italia, quindi sarà una cosa certificata e legale al 100% proprio per il territorio italiano e europeo. All'inizio questo exchange permetterà di scambiare e acquistare tramite euro, bitcoin, ethereum, litecoin e il token proprietario di CoinBar, però già ci si aspetta che se la cosa prenderà piede si espanderà anche alle altre criptovalute. Sempre legandosi al tema della facilità d'uso di cui parlavamo poco fa e di ridurre la diffidenza delle persone verso il fenomeno delle criptovalute, sarà possibile accreditare i propri euro sugli exchange sia tramite il CoinBar fisico stesso oppure tramite un bonifico bancario su un conto corrente che richiederà solo un giorno per l'accredito. L'attivazione di un exchange proprietario è di importanza cruciale e va sicuramente a braccetto con l'utilizzo dei locali fisici. Infatti il personale all'interno del locale finirà per consigliare e utilizzare direttamente insieme alle persone che chiederanno supporto proprio questo exchange, quindi si creerà di fatto una sinergia tramite il quale gli operatori di CoinBar potranno ottenere delle commissioni guidando appunto le persone ad utilizzare il loro exchange. Questo è di importanza critica, dicevo, perché se non ci fosse questo componente di exchange finirebbero per utilizzare degli exchange terzi e quindi dirotterebbero una parte delle commissioni verso servizi terzi senza guadagnarci nulla. Invece proprio con questo exchange proprietario potranno guadagnare sia dalla presenza all'interno del CoinBar delle persone sia dalle commissioni generate all'interno del loro exchange. Se segui il fenomeno delle criptovalute anche dal punto di vista un pochino più finanziario, sai che uno dei problemi principali che attanaglia il settore in questo momento è la mancanza di liquidità. Che cosa significa? Che ci sono relativamente poche persone che comprano e vendono. Questo ha un'implicazione molto pesante perché significa che una balena, una whale, può entrare con degli ordini di acquisto e di vendita molto importanti, magari da centinaia di migliaia di euro, e spostare il prezzo del mercato a proprio favore. Quindi la scarsa liquidità dà modo alle persone di manipolare il mercato, poiché basta inserire grossi ordini di acquisto o di vendita per spostare il prezzo verso l'alto o verso il basso. Questo perché un grosso ordine di acquisto o vendita completa e va a colpire tutti e va a coprire tutti gli ordini che sono in coda, svuotando il cosiddetto book, e quindi di fatto questo influenza il prezzo verso l'alto o verso il basso. Ovviamente questo problema è ancora più sentito verso i nuovi exchange oppure quelli minori, proprio perché c'è ancora meno liquidità, perché ci sono ancora meno persone, e soprattutto all'inizio ce ne sono praticamente nessuna, che utilizzano lo specifico servizio. Quindi sarei stato abbastanza perplesso circa l'exchange proprietario di CoinBar, non fosse che hanno implementato un sistema veramente molto interessante, ovvero hanno la liquidità condivisa con altri 6 exchange. Questo significa che in caso di carenza di ordini, quindi ci sia una sproporzione fra acquisto e vendita, l'exchange di CoinBar potrà attingere anche al book, quindi agli ordini inseriti in coda su altri 6 exchange. Non è stato possibile in questo momento, per ragioni di policy, dichiarare quali siano, ma mi hanno assicurato che si tratta di 6 exchange fra i 15 più popolari in questo momento nel mondo delle criptovalute. Ovviamente il white paper insiste moltissimo sull'aspetto legato all'assistenza, che come sappiamo è uno dei problemi degli exchange come Binance o come Coinbase in questo momento, e assicurano che saranno presenti sia con un help desk tradizionale sia anche con un call center telefonico. Naturalmente la sfida sarà riuscire a mantenere un'alta qualità di servizio mano a mano che cresceranno il numero di richieste, però questo è un problema un po' intrinseco a qualsiasi tipo di assistenza venga offerta. La piattaforma digitale di trading è stata realizzata da un'azienda americana
della quale mi è stato anticipato il nome, hanno 40 anni di esperienza nella realizzazione di sistemi di trading digitale e un ottimo portafoglio di esperienze passate. Per quanto riguarda la validazione, il KYC, o Know Your Customer, invece il sistema sarà affidato a Mistral Pay e quindi esternalizzato a una ditta, Mistral Pay, che è specializzata proprio in questo ed è esterno al gruppo Coinbar. Aver dato in outsourcing sia la realizzazione dell'exchange che la gestione del Know Your Customer, per quanto mi riguarda, è un'ottima decisione, proprio perché hanno le expertise e le skill specializzate nella realizzazione di questi sistemi. Non hanno quindi tentato di approcciare questi problemi, che sono intrinsecamente molto difficili, tramite un team interno che sarebbe stato, per forza di cose, con una limitata esperienza. Esserci affidati ad aziende esterne per la realizzazione di queste attività critiche, invece, secondo me, ripeto, è un'ottima idea ed è anche una garanzia di qualità sul risultato finale. Parliamo rapidamente anche delle commissioni. La maker fee è del 0%, che cosa significa? Che non sono imposte commissioni su tutti gli ordini inseriti con un prezzo limite non ancora raggiunto, mentre invece la taker fee non è stata esplicitata, ma sarà comunque presente. Questo significa che gli ordini inseriti a prezzo di mercato saranno invece oggetto di una commissione. Il white paper parla anche delle tecnologie di sicurezza adottate per proteggere l'accesso amministrativo alla piattaforma. Si parla in particolare di un accesso possibile solo tramite VPN, la garanzia che almeno l'80% delle monete conservate nei wallet all'interno dell'exchange sarà proprio posto offline, quindi in un cold wallet, e che l'accesso e le movimentazioni a tutte le monete saranno possibili da parte degli amministratori solo tramite una chiave multi-signature. Che cosa significa? Che saranno necessarie la partecipazione e l'autorizzazione di 3 persone contemporaneamente per poter muovere i fondi. Quindi dal punto di vista amministrativo ci sono buone garanzie che non vengano hackerati o che comunque non sia semplice aggredirli, anche perché queste 3 persone saranno fisicamente dislocate in posti diversi. La terza componente chiave di Coinbar è un POS per criptovalute, quindi un POS simile a quello che utilizziamo oggi per pagare con carte di credito o con Pago Bancomat, ma dedicato all'uso delle cripto. Quindi per chi vuole pagare con le criptovalute, Coinbar avrà una tecnologia abilitante che permetterà ai negozianti di accettare i pagamenti in modo piuttosto semplice. Questo POS sarà naturalmente in uso presso i Coinbar, ma sarà anche disponibile a esercenti terzi che dovessero farne richiesta. Si parla già di poter accettare dei pagamenti in Bitcoin, in Ethereum oppure nel token proprietario di Coinbar. Un altro aspetto positivo di questo POS è il fatto che sarà in grado di convertire automaticamente le criptovalute inviate come pagamento dagli avventori dei negozi in euro e quindi in moneta fiat, che verrà poi accreditata tramite un bonifico su conto corrente bancario. Quindi per tutti gli esercenti che fossero ancora diffidenti dal fenomeno delle criptovalute, non volessero accollarsi al rischio della volatilità, quindi magari il fatto che oggi Bitcoin vale 1, domani vale 2, dopodomani vale 0,1, ci sarà la possibilità di convertire in tempo praticamente reale quanto incassato dagli avventori in euro da accreditare sul conto corrente. Quindi un altro aspetto di tranquillità in più per i negozianti che decideranno di accettare questo crypto POS. È già previsto un incentivo a mantenere i pagamenti in criptovalute sotto forma del fatto che la commissione per gli esercenti verrà applicata solo quando tenteranno di prelevare in euro e quindi di convertire in euro quanto incassato. Per tutti quelli che invece manterranno in criptovaluta il pagamento degli avventori, non è prevista nessuna commissione, quindi di fatto potranno valutare anche i negozianti di accettare criptovalute, non convertirle, mantenerle sull'exchange magari in attesa di un'evoluzione, di un apprezzamento futuro, e non gli verrà addebitato nessun costo al momento. Quindi di fatto trasformerà anche gli esercenti, che di nuovo decideranno opzionalmente di farlo, in investitori di criptovalute. Questa è un'opzione in più che, per quanto mi riguarda, ritengo interessante. Un altro elemento di differenziazione forte di Coinbar rispetto ad altri progetti è che non si stanno proponendo sul mercato tramite una tradizionale ICO.
Ricordiamo infatti che nelle ICO sì, gli investitori acquistavano degli utility token, sostanzialmente acquistavano dei gettoni che avrebbero consentito di accedere ai servizi offerti dalla piattaforma della ICO stessa. Questi utility token però erano di fatto dei gettoni come quelli magari dell'autolavaggio e quindi non concedevano e non trasferivano nessun diritto a chi li acquistava. Quindi gli investitori non diventavano parte della società, non avevano diritto di voto, non avevano null'altro che un gettone utilizzabile di nuovo per accedere ai servizi della piattaforma oppure magari in modo speculativo conservarlo in attesa che salisse di prezzo. Coinbar non fa nulla di tutto questo perché si sta presentando sul mercato come società per azioni non quotate pubblicamente. Che cosa significa? Che chi decidesse di investire oggi in Coinbar sta di fatto acquistando una azione della società. La grande differenza è che detenere un'azione rispetto a un utility token, l'azione viene chiamata in questo caso un security token oppure un equity token, gli dà diritto a, ad esempio, partecipare agli utili della società, oltre al fatto di essere convocato alle assemblee ed avere anche la possibilità di esprimere un voto per dettare la direzione dell'azienda. Quindi tutto questo formato di vendita è molto più simile al formato tradizionale di società per azioni non quotate pubblicamente alle quali siamo abituati. La grande differenza è che per la prima volta in Italia questa vendita di azioni viene tokenizzata e gestita tramite blockchain. L'unica differenza è che mentre prima il titolo era qualcosa di, fatemi dire, materiale cartaceo o comunque gestito da un ente centrale, in questo caso è tutto gestito tramite blockchain e l'azione è tokenizzata. Però nulla cambia dal punto di vista dei diritti perché il detentore di questo token avrà di fatto in mano un'azione e quindi ricadrà nella legislazione tradizionale delle società per azioni. Questo token non sarà immediatamente rivendibile tramite gli exchange pubblici proprio perché essendo la rappresentazione digitale di un'azione è firmata ed è intestata all'acquirente e all'investitore che per rivenderla potrà comunque passare per l'app specializzata di Coinbar che si farà carico di gestire tutte le complessità che sono intrinseche a un passaggio di azioni nominali di questo tipo. A fianco di questo equity oppure security token che dà diritto appunto ad acquistare le azioni verrà comunque rilasciato successivamente anche un utility token più tradizionale, quindi un gettone di Coinbar che darà diritto ad esempio ad acquistare le consumazioni, a pagare le consumazioni all'interno dei locali fisici oppure a pagare i beni e le merci presso gli esercenti che avranno adottato il crypto POS di Coinbar. Come essendo un utility token sarà scambiabile e negoziabile su tutti gli exchange che lo accetteranno. Anche questa fase di raccolta di capitale per l'utility token sarà comunque soggetta alle normative italiane in ambito di raccolta di capitali, quindi di fatto stanno facendo tutto quanto seguendo un iter burocratico molto specifico per la legislazione italiana, che quindi darà un altro livello di tranquillità circa la legalità di tutta l'operazione anche agli investitori italiani. I dettagli della vendita del token utility non sono ancora stati definiti perché avverrà solamente una volta che sarà stata completata la fase di raccolta del capitale legata all'equity token con il quale preparare e lanciare la società ed i locali fisici. Veniamo al team di Coinbar. Altro aspetto che mi è piaciuto è un team innanzitutto di italiani che ha un indirizzo per la sede legale di Coinbar molto definito. Infatti se guardiamo sul sito c'è un indirizzo specifico che sta a Roma in Italia. Questo di fatto è in netta contrapposizione con la maggior parte dei progetti dei quali mi sono occupato che ho visto in circolazione che operano da qualche isoletta sperduta nel Pacifico. Qui invece c'è un indirizzo a Roma, se vogliamo andare a verificare la validità del progetto del team possiamo andarci anche a piedi. Venendo alle persone che compongono la squadra, l'amministratore delegato di Coinbar si chiama Antonello Cugusi e su LinkedIn si qualifica espressamente come legato a Coinbar e come amministratore delegato di Coinbar. Questo è una aspetto molto positivo e per me è molto lodevole perché ci conferma che effettivamente la persona è talmente committata al progetto criptovalutario che sta portando avanti alla sua startup che lo dichiara pubblicamente anche su LinkedIn. So che può sembrare scontato ma vi posso assicurare che molti progetti che seguo e che ho visto in passato non hanno avuto questa attenzione, magari l'amministratore delegato non si qualifica come tale anche su LinkedIn. Per quanto riguarda i suoi titoli, detiene una laurea specialistica in scienze dell'economia e della gestione aziendale
rilasciata dall'Istituto Luis Guido Carli di Roma, un istituto piuttosto prestigioso. Fra le esperienze pregresse, annovera ben 8 anni come amministratore di una grossa azienda agricola. Ho fatto qualche ricerca per quanto riguarda questa azienda e di fatto è un gruppo bello grosso, perché dichiarano di avere oltre 300 ettari di terreno, quindi un'azienda agricola veramente importante, non certo un contadino di paese. Ha avuto poi anche esperienza all'interno di un gruppo che faceva cloud mining ed è il fondatore anche di un sito di enogastronomia, una startup di enogastronomia che vende vini. Il direttore marketing invece è Ivan Florio, ha una laurea in sociologia e scienze della comunicazione e su LinkedIn, di nuovo, si parla espressamente di Coinbar. Ha 12 anni di impiego presso la segreteria di direzione giornalistica di ANSA, quindi una persona di nuovo che ha lavorato, che è residente in Italia. Ho parlato con Ivan Florio al telefono, mi ha fatto un'ottima impressione anche perché sa esattamente di quello di cui stiamo parlando. Ho fatto un paio di domande specifiche, mi ha sempre risposto a tono, mi è piaciuto come livello di competenza. All'interno del team c'è anche Nicola Ruffini, ha una bella laurea 110 su 110 presso lo stesso istituto Guido Carli e esperienze pluriennali nell'ambito della consulenza aziendale. Tra le altre persone presenti sul sito c'è Raffaello Cugusi, che è il fratello di Antonello. Anche su LinkedIn si presenta esplicitamente come fondatore e amministratore di Coinbar SPA, lavora anche lui come amministratore delegato all'interno della grossa azienda agricola della quale parlavo poco fa. È uno dei membri fondatori del CDA, tra i maggiori investitori del progetto, e mi riferiscono che abbia una esperienza pregressa molto lunga in ambito di real estate e come costruttore un po' in tutta Europa. Il tecnico programmatore principale è David Incagnoli, ha un bel curriculum, di fatto dichiara di essere legato al Ministero dell'Interno come programmatore e infatti si è occupato della gestione del voto. Mi è piaciuto il suo curriculum, però purtroppo che su LinkedIn non si dichiari espressamente come legato a Coinbar. Nel white paper si parla di altre 20 persone impiegate, delle quali molte sono chiaramente identificabili, quindi sappiamo esattamente chi sono queste persone e di nuovo è un aspetto positivo. La complessa gestione degli aspetti legali, perché come abbiamo detto stanno facendo tutto quanto seguendo le leggi italiane, è affidata al partner esterno Coinlex.it, che è un'azienda specializzata proprio negli aspetti legali delle startup. Fra i nomi citati ci sono Mazzoli, Cappaccioli e Simbula, che da quello che ho capito sono degli esperti e personalità riconosciute in questo ambito. Quindi non ho dubbi per quanto mi riguarda che il team di Coinbar sia composto da imprenditori e lavoratori capaci che sanno esattamente quello di cui si stanno parlando e che si tratti sostanzialmente di un buon team. Venendo alle presenze social, si tratta di un progetto italiano che chiaramente si rivolge a un pubblico italiano, quindi i numeri delle presenze social sono abbastanza diversi da quelli dei progetti internazionali che ho consultato. Il più importante, la presenza social più importante è il gruppo Telegram con 225 partecipanti al momento in cui registro questo video. C'è una pagina Facebook con soli 25 like e un account Twitter che ha il doppio dei follower. C'è poi anche un buon blog su Medium nei quali vengono annunciati le partecipazioni agli eventi di settore o gli incontri. Il sito ufficiale è accattivante, chiarisce immediatamente quali sono i pilastri di questo progetto e di fatto è disponibile in due lingue, in italiano e in inglese. Il white paper, ben impaginato, spiega abbastanza tutto quello di cui abbiamo parlato, però in questo momento è disponibile solo in italiano. Di fatto non è una grossa mancanza perché in questo momento il progetto si rivolge a chi parla la nostra stessa lingua, però in un secondo momento potrebbe sicuramente essere interessante espanderlo anche in inglese, se non altro quando si andrà ad attaccare il mercato europeo. La roadmap è molto concreta e non fa voli pindarici, di fatto si guarda ai prossimi traguardi che sono un pochino quelli di cui ho parlato in questo video, di fatto l'apertura del Coinbar a Roma durante il 2019 e nel corso dello stesso anno la seconda apertura a Milano. C'è anche poi l'attivazione del CryptoPOS durante l'anno in corso e il lancio del utility token del quale abbiamo
parlato. Lo sbarco sul mercato europeo avverrà negli anni successivi ed in seguito già si pensa anche ad andare extra UE. Bene, siamo giunti alla conclusione. Questa è stata la mia review del progetto CoinBar con questi tre pilastri: il locale fisico, l'exchange e il CryptoPOS utilizzato sempre sia all'interno del locale che per gli esercenti esterni. Il team è composto da italiani, stanno seguendo tutti gli iter legali per appunto approcciare al nostro mercato italiano ed è ottima la proposizione appunto di proporsi anche con un security token, un equity token che dà diritto a delle azioni. Tutto questo riporta l'intero sistema all'interno di un percorso di investimento molto più tradizionale e che dà anche molte più garanzie, perché si tratta di fatto di una società per azioni non quotata pubblicamente, quindi un istituto giuridico ben definito e che sicuramente strizza l'occhiolino anche agli investitori tradizionali che non sono esperti di blockchain. Il fatto che le azioni siano tokenizzate è un buon aspetto, innovazione, e in linea di massima anche il team mi sembra molto capace e in grado di concretizzare tutto quello che hanno in roadmap. Da zanadinturbola.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi ti ringrazio in anticipo se lo farai. Come al solito fammi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensi di CoinBar, se ti è piaciuto, se non ti è piaciuto, se hai domande, cosa ne pensi della vendita tokenizzata di azioni, se vedi l'utility token come veramente utilizzato e se stai aspettando la possibilità di entrare in uno dei loro locali o meno.